Andiamo. Ok. Allora, si va verso Motril, sulla costa. Scendiamo un'altra volta sulla costa. Motril, Amuniecar. Ok. Granada la lasciamo per la prossima volta. Si riprende il viaggio. Viaggiare in moto per me è una delle cose più rilassanti che ci sia. Cioè, io salto sulla moto, accendo, inizio il viaggio e mi scordo di tutto. Però quando vado in moto sono in cielo praticamente. E stavo sognando questo momento da 2-3 mesi. Finalmente ci siamo. La mia nuova moto, fiammante, BMW F850GS. Attenzione. Quella che vedete a sinistra è, credo sia la Sierra Nevada, che è innevata. Ma c'è anche la luna. Non so se si riesce a vedere in camera. Vede anche la luna. Meno male che ho messo l'opzione di non fare autostrada. Mi sta facendo fare l'autostrada al navigatore. Siamo al 23 dicembre. Primo giorno in moto con la nuova BMW. Devo dire che è una moto da sogno, veramente una moto da sogno. Per me è il non plus ultra. Cioè io che vengo da una 500, questa qui è una moto da altra galassia proprio. È un'altra galassia, è un'altra cosa. E devo dire che la moto, cioè tu la vedi, è veramente ben fatta. Nei minimi dettagli, veramente. Complimenti BMW per questa moto. È la prima BMW che prendo, ma se non mi dà grossi problemi penso che continuerò su questa marca. Comunque questa moto deve durare molti ma molti ma molti anni. Ma molti anni, visto quello che mi è costato. Ah, ecco, adesso credo che usciamo qui alla prossima e poi facciamo strada normale. Durcal Conchar. Siamo in provincia di Granada. Siamo qui. Ah, una cosa da dire sulla frizione della moto. Quando ho provato la GS normale, la 850 normale, la frizione era, come si dice qui, una puta merda. Era molle al tatto, veramente, non si riusciva a capire se la stavi premendo bene o no. Era una cosa, è come quando vai a dare una mano a uno e te la dà e non sai che cazzo gli succede a questo qui. È la stessa cosa. E meno male che su questa moto hanno risolto il problema di questa frizione, che era patetica veramente. Nonostante tutto
non era un fattore determinante per decidere no, non la prendo. La prendo la moto, sapendo che la frizione è una merda, però mi arriva e la frizione è buona. Al tatto è come l'altra moto che avevo. Ed è comunque regolabile, qui c'è una rotellina per regolarla, che non ho ancora toccato. Oh, arriviamo a una rotonda di un bel paesino che si chiama Kosvihar. Madre mia, che nome. Kosvihar. Certi nomi qui sono impronunciabili. Io che vivo qua da 11 anni. Kosvihar. Vabbè. Oh, non ho visto un motociclista oggi, Ma che succede? A Natale non si va in moto? E comunque, 23 dicembre, l'Italia è in lockdown, mentre invece la Spagna no, perché vedete, io sto andando in giro tranquillamente, nessuno mi ferma, nessuno mi dice niente. Come è possibile che l'Italia è in lockdown e la Spagna no? Beh, c'è da dire una cosa. Dal punto di vista puramente sanitario, l'Italia fa bene, fa benissimo a chiudere tutto, è una misura di prevenzione, perché lo sappiamo come si comporta il virus. Qua invece la Spagna è un'economia che si basa sul settore, sul turismo, sui servizi, no? E quindi c'è bisogno che la gente si possa muovere. Fino alla settimana scorsa eravamo, diciamo, confinati, per dirla così in maniera un po' sarcastica, perché alla fine potevamo uscire, però non potevamo andare fuori dal... Oh cazzo, devo girare qua, qui sto parlando. Non potevamo andare fuori dal nostro municipio di residenza e quindi eravamo, diciamo, confinati. Poi hanno aperto perché hanno visto che i casi stavano scendendo, ma comunque l'incidenza era ancora molto alta, però hanno aperto lo stesso. Secondo me qui è difficile, perché io adesso sto andando in moto e mi sto beneficiando delle misure che hanno preso il governo spagnolo, ma bisogna stare molto attenti, soprattutto adesso. Cioè, c'è stato il ponte di dicembre che è stato il 6 e l'8, 6, 7, 8, e da lì, dopo due settimane, sono usciti nuovi casi, cioè stavano scendendo, poi sono risaliti. Adesso arriva il Natale, tutti quanti a casa, chi va da una comunità, da una regione all'altra si sposta, da una provincia all'altra si sposta per andare a passare il Natale in famiglia. Vedrete che i casi saliranno su ancora e vedremo che misure prenderanno. Intanto, moto nuova, si può andare in giro, bisogna andare in giro, perché sennò che me la sto comprando fa. Bella questa zona, mi piace, sto tranquilla, qui non ci sono mai passato. Oh, guardate che bel canyon, quasi un canyon, bello bello bello. Un ponte lì, che spettacolo. E qui che c'era? Casa.
queste siano, queste sono uliveti. Sì. Ci sono uliveti. Ciao. Qui si saluta molto, almeno se vedi un motociclista serio lo saluti. Se vedo uno scooter lo mando a far culo. Adesso passiamo sotto l'autostrada. Allora, vediamo quanti chilometri ho fatto fino adesso. 220, non siamo ancora arrivati a metà serbatoio e poi c'è anche la riserva, quindi dovrei riuscire a farne almeno 440, no? Vedete, se avessi preso l'autostrada sarei perso queste curve spettacolari. Ed entriamo a Bernardi Granada, autostrada no, rotonda, strada nazionale sì, aprire gas. Wow! Ah, guarda che bel ponte! Puente del Tablate. Spettacolare! Ah, che bel motore! Che bel motore! E l'apertura, la gestione del gas qui dell'acceleratore è molto fine. Invece con la Honda eri in curva, aprivi un attimo il gas così un po' di più, ti faceva un tirone così. Ma stiamo parlando di una moto da 6.000 euro contro una da 13.000, una BMW. Credo che la gestione dell'acceleratore sia anche elettronica, credo che si chiami ride by wire, per questo che questa moto ha anche il cruise control, non questa perché alla fine non l'ho voluto mettere, ma si potrebbe mettere come optional. Oh, che spettacolo sta moto, mamma mia, entra in curva che è una meraviglia, non sbagli una tracciata, veramente non sbagliate nemmeno uno fino adesso, entra in curva come un coltello che taglia il burro, ragazzi, è proprio... siamo a Lanjarón è famosa per le terme di Lanjarón e c'è anche, fanno anche l'acqua bottigliata Lanjarón, che almeno qui in Spagna è famosa. E alla fine siamo praticamente arrivati a Motril, cioè ci manca poco, no? Secondo quello che dice il navigatore siamo quasi arrivati, ma non credo, no? Fammi vedere un attimo. Dove cazzo mi sta portando? No, mi sa che... Come al solito il navigatore mi stava portando a fanculo, praticamente. Adesso l'ho programmato un'altra volta per arrivare molto lontano dalla costa. Però va bene, non fa niente. Andiamo. Il navigatore mi segna un'ora per arrivare sulla costa. Orjiva, il pueblo questo qua, il paesetto. Orjiva. Suona orgia. Allora, qua mi segna Motril 29 a destra, però il navigatore mi porta a sinistra, quindi vaffanculo il navigatore, vado a destra. Guarda che bella strada, guarda. Ok,
che figata di strada, guarda qua, guarda. Che figata! No, aspetta, io devo fermare qui a fare una foto perché è una figata pazzesca. Non ci posso credere. Spettacolo di strada, incredibile, guarda. Che spettacolo. Al Fucar. Non so come si chiama il fiume qui sotto, ma non so nemmeno se sia un fiume, non penso che sia un fiume questo è un fiume. Questo è un lago, un lago artificiale, una cosa del genere. Ah, ecco qua, vedete, era una bella diga. Lago artificiale questo, eh. Ah, guarda che figata. Presa de Drules. Che figata.